Questa mattina è stata portata a termine l'operazione denominata Action, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, con l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di 12 misure cautelari del carcere nei confronti di 12 soggetti, 6 italiani e 6 di nazionalità albanese, dediti al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina in ingentissime quantità, prevalentemente nel territorio della provincia di Teramo e anche in altre province italiane. Nel corso dell'indagine, partita dal mese di novembre 2022, sono stati effettuati 8 arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 82 kg di cocaina e 15 kg di eroina. L'attività veniva posta in essere da 5 soggetti albanesi che si avvalevano di un corriere marchigiano e che singolarmente o occasionalmente collaboravano tra di loro per abbattere i costi del trasporto e della custodia dello stupefacente, che veniva poi interrato nei comuni della provincia teramana in zone agresti ubicate a Martinsicuro, Tortoreto e Mosciano Sant'Angelo. Infatti, oltre agli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sequestrati nel corso degli 8 arresti in flagranza di reato, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, in 3 distinte attività di laboriosa ricerca, avvenute appunto nei comuni che abbiamo detto di Martinsicuro, Mosciano e Tortoreto, sono stati recuperati 110 kg di cocaina interrati ad 1,5 metri di profondità e contenuti in fusti di acciaio inox utilizzati per il trasporto dell'olio e all'interno di buste denominate Action. Da qui il nome dell'operazione, perché i totali 200 kg tra cocaina ed eroina sequestrati erano gran parte contenuti in questa busta della catena discount no food olandese denominata Action, i cui punti vendita sono dislocati prevalentemente nel nord Europa e luogo da cui proveniva, come dal centro Italia, gran parte della sostanza stupefacente recuperata nel corso dell'indagine.